Voglio dirvi che è stato determinante in questa mia scelta una lettera che Tom Benettollo, io credo che tanti di voi si ricordino di Tom, presidente dell'ARCI, uomo di pace, scrisse 2 giorni prima di morire a un suo amico e che io ho lì appesa nel mio studio e che guardo ogni giorno, più volte al giorno. Era la lettera del lampadiere, così è stata indicata. Tom dice, parlando con un suo amico, alcuni di noi nella vita hanno un compito che si ritrovano ad avere, non si sa bene perché, non sanno bene perché, e semplicemente se lo assumono perché, e se lo caricano sulle spalle. È il compito del lampadiere, di chi cammina portando una lampada in cima a una pertica che tiene appoggiata sulle spalle. Allora il lampadiere cammina e non sa qual è la strada che sta percorrendo, è buia, se ci sono delle buche, degli ostacoli, ma lo fa sapendo che questo suo lampada illumina il cammino di chi viene dopo, che può camminare speditamente, evitando le buche e vedendo bene la strada che sta percorrendo. Lo fa perché nella vita gli tocca di farlo, gli è stato assegnato questo compito e semplicemente se lo carica sulle spalle per stare dalla parte buona della vita, dice Tom. E io dico, per stare forse anche dalla parte buona della politica, perché c'è una parte buona della politica e noi dobbiamo fare in modo che diventi prevalente.